È il 24 agosto e a 3 mesi dall'alluvione, Faenza si presenta ancora così, divisa in due dal Ponte delle Grazie che è inagibile, così come tantissime case vicino al centro della città. Qui vedete, la situazione è questa, hanno chiuso, evacuata. Così è diventata Faenza. Faenza è così, è un disastro. Volturno Valgimigli è il titolare di una tipografia storica di Faenza che è stata completamente sommersa dal fango. Qui c'era la parte storica dove stavamo creando il museo della stampa. Stanno cercando di recuperare quello che si riesce a recuperare. È chiaro che il legno si è tutto deformato. Di che danni stiamo parlando? Inestimabili. Questa è roba storica, cioè la roba storica non ha un valore. Perché io potrei forse in Italia trovare della roba più o meno simile, ma non è la stessa cosa. Questa ha toccato mio nonno, mio babbo, io. Valgimigli ci porta a vedere il magazzino, dove c'è stato il grosso dei danni. Tutta la carta è andata perduta. Avevamo 780 quintali di carta. Questa è una macchina che era acquistata da un anno, costava 220.000 euro e è proprio un rottame da buttare. Per comprare tutti questi macchinari? Allora, io a tutt'oggi sono esposto circa per 550.000 euro. Tutti i soldi miei, non sono ricorso al credito. Cassa integrazione? Zero utilizzata. I miei dipendenti hanno lavorato nel ripristino dell'azienda. La tipografia Valgimigli è riuscita a riprendere la produzione dopo sole 2 settimane dall'alluvione, facendosi carico però di oltre 1 milione di euro di danni, perché di soldi pubblici, aiuti, non è arrivato? Niente. Assolutamente. Cioè tutto di tasca sua? Sì, io avevo messo dei soldi, siccome ho 65 anni, avrei desiderato andare in pensione, tutti i miei soldi li ho ributtati qui. Cosa dovevo fare? Qui c'è la storia della mia famiglia. Il debito che possiamo fare non c'è stato neanche garantito. Se io devo ricorrere al debito, devo firmare. Le banche non mi danno soldi gratis. La Meloni ha detto che arriveranno questi soldi, io ci credo, però noi finora non abbiamo visto nessuno. Qui non è arrivato niente, zero. A Faenza ci sono 650 attività che sono state colpite dall'alluvione e sono tante ancora quelle chiuse. Imprenditori che non hanno le risorse per ripagare gli enormi danni e tornare a lavorare. L'unica cosa che è arrivato sono dei fondi per l'export, ma consideri che le imprese coinvolte sono il 2-3% del totale che hanno avuto il danneggiamento, quindi di fatto parliamo di una platea di aziende che ancora non ha avuto nessun tipo di ristoro. Si lascia un territorio, si decide, anche perché magari qualcuno è prossimo all'età di pensione, di chiudere l'attività eccetera, ma proprio perché non c'è certezza. Se invece si definissero dei paletti molto precisi con delle tempistiche, le persone saprebbero come muoversi. Questo territorio non sta chiedendo l'assistenzialismo, degli investimenti per far ripartire un territorio che vale il 2,2% del PIL nazionale. In questi 3 mesi il governo ha emanato 2 decreti in cui ha stanziato 4 miliardi e mezzo di euro per i territori alluvionati dell'Emilia Romagna. Secondo il sindaco del PD di Ravenna però, il governo ha fatto il gioco delle 3 carte. Sì, perché nel primo decreto ha previsto 1,6 miliardi di finanziamenti. Di questo 1,6 miliardi, circa 1,2 miliardi non è utilizzabile, perché sono ammortizzatori sociali e sono fondi per l'export che le imprese non hanno usato. Pensi, di 900 milioni di ammortizzatori sociali la spesa è di 30 milioni, quindi 8,70 rimangono lì ed è previsto che ritornino indietro allo Stato. E dei 300 milioni per l'export ne sono stati utilizzati 11. Quindi di questo 1,6 miliardi gran parte non è stato utilizzato. Ma non sono neanche utilizzabili, perché non è possibile dirottarle su altre esigenze. Quando abbiamo chiesto alla Meloni di fare una riga che dicesse prendiamo questo miliardo non usato e spostiamola sulla contabilità del commissario per dare indennizzi a famiglie e imprese, la risposta è stata ne potremo parlare solo dopo il 30 di settembre. Ma perché bisogna aspettare il 30 settembre per questo? Perché dicono che fino al 30 settembre può essere che queste risorse vengano utilizzate. Lei si immagina che nei 2 mesi centrali dell'alluvione sono stati spesi 30 milioni e in settembre useremo 500 milioni di cassa integrazione? Ma chi li deve usare? Qui le imprese stanno tutte lavorando, sono ripartite, seppur con tante difficoltà. La proposta dei sindaci del PD di sbloccare i soldi stanziati e non spesi per gli ammortizzatori sociali è stata sposata anche dal sindaco di centrodestra di Forlì. Se ci sono quei soldi, io credo che sia
da un lato intelligente, dall'altro anche una bella risposta dello Stato, destinarli ad altre priorità. Però il governo su questo punto... Il governo però non ha detto no. La Premier Meloni ha detto stiamo valutando, siamo in attesa di capire se ne serviranno ancora. Il settore economico più colpito dall'alluvione è quello agroalimentare, in pianura e anche in montagna. È partito il primo versante qui sotto, portandosi via terreno, e una parte di terreno coltivato e una parte di boscaglia. Il secondo versante è stato questo, circa le 3:20, che è partito praticamente proprio sulla casa qua sotto. Su un'altra casa? Sì. Perché alla fine qui siete sfollati... In quattro famiglie. Tutto attorno le frane non sono state ancora messe in sicurezza, i fossi non sono stati puliti e Luca Battistini ha perso il raccolto, ha terreni e case inagibili e tanti soldi di danni. Attorno ai 100.000 euro. Come agricoltore ha avuto dei fondi? Abbiamo avuto 500 euro ogni 15 giorni per i 3 mesi che sono stati giugno, luglio e agosto e per il mancato raccolto. Ma 3.000 euro, capiamoci bene, sono nulla rispetto alle spese che ci sono qui. Noi abbiamo bisogno di rientrare nelle nostre case, di riprendere in mano le nostre vite, di dare un futuro ai nostri figli. In questi 3 mesi i sindaci dell'Emilia-Romagna hanno anticipato oltre 400 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e li hanno messi di tasca propria, perché i primi soldi dello Stato sono stati sbloccati solo il 24 agosto. Abbiamo fatto interventi di somma urgenza, riparazioni provvisorie, cerotti. I cerotti sono costati al comune di Cesena ben 3 milioni e mezzo di euro, soldi che peraltro non c'erano in cassa. Abbiamo commissionato questi lavori, ma le aziende devono essere ancora pagate. Che cosa si poteva fare in questi 3 mesi e che non è stato fatto e che vi mette in difficoltà a voi sindaci? Intanto non fermare a giugno gli interventi che stavamo facendo, che avevamo iniziato a fare sul territorio, sulle frane, sulle strade, sui fossi, sui fiumi che potevano essere fatti. Il governo a livello nazionale non si è fidato della regione, degli enti locali di questa regione per poter gestire in tempi celeri questa emergenza. Poi ci sono le famiglie alluvionate. Ad oggi sono arrivati solo 240 milioni di euro del fondo emergenza. Con questi soldi i comuni hanno distribuito alla gente un primo contributo di 3.000 euro. Daniela Turci ci riceve nel suo appartamento di Cesena. Ha dovuto ripristinare tutti i muri e ora dovrà ricomprare tutto. Cioè il piano sotto non c'ho più niente io. Per fare questi lavori adesso... Quanto ha speso? Speso sui 10.000 per ora, senza i mobili che dovrò mettere. Io ho avuto solo i 3.000 euro al momento. Di anticipo? Sì, penso che sono pochissimi. Cosa fa lei di lavoro? Io sono pensionata. 10.000 euro sono tutti i suoi risparmi? Certo. Altri soldi i comuni li hanno spesi per pagare gli alloggi temporanei. Qui siamo a Faenza e nell'hotel Cavallino 57 camere sono occupate dagli sfollati. Da questa stanza siamo 5. Sono io, la mia moglie e i tre bambini. E guarda lo spazio com'è. I miei figli cominciano fra 20 giorni le scuole. Per questo spazio non puoi fare i compiti, non puoi fare niente. Qui tutti vorrebbero rientrare al più presto nelle proprie case. Per la ricostruzione delle abitazioni private al momento il governo ha stanziato 120 milioni di euro. Che però ancora sono solo sulla carta. Qui c'era tutta la cucina con il soggiorno, sala TV, divano, tavolo, sedie, era un ambiente diciamo unico. È arrivato fino a qui? No, ha superato perché è andato anche nel piano di sopra. Ci sono i deumidificatori che sgomberiamo 3 volte al giorno l'acqua perché per c'è l'umidità. Per cercare di togliere l'umidità. Esatto, e appena sappiamo che c'è un protocollo per la perizia e quant'altro, inizieremo a fare i lavori. Cioè voi adesso state fuori di casa e non sapete nemmeno come poter chiedere il rimborso? Sì, esatto. Non c'è ancora una procedura. I soldi sono stanziati, però non c'è il meccanismo, almeno una tempistica così uno si regola. Non solo non abbiamo certezze, in più io ho mutuo, anche le mie figlie, loro mi chiedono quando torneremo a casa, noi non abbiamo risposte. Ci togli tutte le speranze. Io ricordo quell'immagine della presidente Meloni e del presidente Bonaccini che parlavano in un autogrill a Forlì, quei giorni drammatici in cui eravamo tutti disperati. Quindi era un messaggio forte, secondo me. Da lì in poi è prevalso un'altra logica,
Cioè, prima abbiamo detto nominate subito il commissario, ci è stato detto il commissario non serve, poi ci è stato detto il governo non è un bancomat, poi un altro esponente di governo di Fratelli d'Italia ha detto non mi fido dei sindaci se sono del Partito Democratico. Cioè, è partito un atteggiamento e un clima di scontro a tutti i costi che davanti a qualsiasi proposta concreta ha sempre messo in campo della polemica politica. Quindi il commissario è stato nominato con 2 mesi di ritardo, i fondi per le opere pubbliche sono stati stanziati 2 mesi dopo quando si potevano stanziare. Ma perché dobbiamo avere questo atteggiamento di mancanza di fiducia e sempre 3, 4, 5 mesi in ritardo rispetto a quando si potrebbero fare le cose? Come risponde il centrodestra emiliano a queste accuse? Cecilia Carpio ha incontrato a Bologna Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia. Quando viene detto che non è arrivato un euro, si racconta una balla per seminare il panico e il terrore, perché il Partito Democratico vuole speculare su questa storia. Ieri 31 agosto Figliolo ha detto arriveranno i ristori ma non sappiamo ancora i tempi, quando. Ieri Figliolo ha detto che saranno risarciti tutti e questa è una garanzia per tutti i cittadini, per tutte le imprese, per tutte le aziende. Oggi molti cittadini hanno già 3.000 euro sul conto corrente, cittadini singoli, messi a disposizione dal governo. Sarebbe scorretto oggi dire alla data del X arriveranno i soldi, perché molte procedure per i ristori passano anche dal lavoro degli enti locali, dalla regione e dai comuni. Tant'è vero che alcune procedure oggi sono state rallentate proprio dalla regione. C'è un tesoretto di 1,2 miliardi in questo momento fino al 30 settembre. Ora non è utilizzabile e sindaci e regione chiedono di sbloccarlo subito. Perché non viene sbloccato? Quelle sono misure che sono ancora in corso, cui domani le aziende potrebbero accederne perché vedono che ne hanno bisogno adesso. Quando il governo mette in campo una misura che ha una scadenza, bisogna aspettare la scadenza della misura. Questa è la contabilità dello Stato e Bonaccini dovrebbe saperlo bene, come dovrebbero saperlo bene gli enti locali. I soldi ci sono. Oggi quello che manca è la regione, perché se quell'elenco dei lavori fosse stato di somma urgenza fosse stato fatto bene, si sarebbe risparmiato tempo. Se ci fosse stata una perimetrazione delle aree alluvionate, si sarebbe risparmiato tempo. Se io non so chi esattamente deve avere cosa, come faccio come governo a dire metto 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, 1 miliardo? E per farlo devo sapere chi ha subito danni.